Pace e bene a tutti e buongiorno. Oggi, 8 giugno, ricordiamo il beato Nicola da Gesturi. Ascoltiamo. Fra Nicola, al secolo Giovanni Medda, nasce il 4 agosto del 1882 nella diocesi di Oristano. La sua famiglia, di umili condizioni sociali, ma onesti e religiosi. Sesto di 7 figli, rimane orfano in tenera età. Lavora come contadino vivendo in modo semplice. A chi si prende cura di lui si mostra servitore puntuale ed onesto, ricevendo solo alloggio e sostentamento. Attratto dal Signore, nel 1911, a 29 anni, decide di bussare alla porta dei Cappuccini. Una vocazione adulta, diremmo oggi. Il 30 ottobre del 1913 veste il saio nella città di Cagliari, nello stesso convento e con lo stesso umile compito di Sant'Ignazio da Laconi, questuante e aiuto spirituale per chiunque lo volesse. Per 34 anni svolge questo delicato compito con costanza e serenità, sempre percorrendo a piedi, con pioggia, freddo, caldo, tanti chilometri, chiedendo la carità in nome di San Francesco, ricevendo offerte per i bisognosi, ma anche offese e ingiurie da chi lo considerava un buon a nulla. Nonostante ciò, la sua perseveranza ebbe la meglio, tanto che i cagliaritani avevano finalmente compreso che quell'umile frate era una persona eccezionale. Lo chiamavano Frate Silenzio, per il suo atteggiamento essenziale, più eloquente di ogni parola, per il suo essere libero dal superfluo, senza alcun risalto esteriore, per il suo esempio di bontà e virtù nei confronti dei più poveri attraverso la carità, perché non si faceva distrarre da cose dannose e perché dava testimonianza del Verbo incarnato accanto ad ogni uomo. La Seconda Guerra Mondiale segnò lo spartiacque. La città di Cagliari divenne una delle più bombardate d'Italia. Si svuotò insieme al convento, ma Fra Nicola non volle allontanarsi, continuando la sua opera di accoglienza e consolazione verso tutti, fuggitivi, miserabili, cenciosi e feriti. Il silenzio, però, rimase la sua caratteristica principale, interrompendolo solo per ricordare la volontà di Dio. Il 1 giugno del 1958, ormai indebolito, chiese al padre guardiano di dispensarlo dalla questua con queste parole: «Padre, non ne posso più». Il superiore capì subito che per lui si avvicinava la fine. Fu ricoverato, operato, ma tutto fu inutile. Dopo aver ricevuto il sacramento dell'unzione degli infermi e il viatico, l'uomo del silenzio morì serenamente. Aveva 76 anni, era l'8 giugno del 1958. La sua fama di santità fece sì che ai suoi funerali vi partecipò una moltitudine di persone, di ogni classe sociale. Il 3 ottobre del 1999 Fra Nicola viene beatificato per volere e per opera di Papa Giovanni Paolo II. I suoi resti nella cappella dell'Immacolata della Chiesa di Sant'Antonio del convento dei Cappuccini a Cagliari. Beato Nicola era chiamato Frate Silenzio. Contempliamo un pochino questo nomignolo, perché sottolinea di questo confratello qualcosa di molto 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 importante: il valore del silenzio nella nostra vita. Guardiamoci intorno e cerchiamo di capire cos'è che nella vita, nella nostra casa addirittura fa silenzio o fa solamente confusione. Questi televisori, per esempio, che rimangono accesi mentre noi magari stiamo anche facendo altro e comunque riempiono la nostra casa di una compagnia, possiamo dire così, però è una compagnia santa, quanto è santo anche per esempio il suono della natura in silenzio, che non è un silenzio, però non è un frastuono come quello della città, è un, possiamo dire, rumore, ma un rumore riposante, un rumore che ci calma. Allora oggi c'è un invito un po' a tornare alla natura, ma a tornare alla capacità di star zitti, alla capacità di tenere la bocca chiusa. Ho utilizzato appunto queste due espressioni perché sono un po' brutte. Quando uno ce lo dice stai zitto, noi ci arrabbiamo in maniera anche forte, oppure tieni la bocca chiusa,
È un comando terribile da dare a qualcuno e da sentirselo dire, ma non farlo a noi stessi, ecco. Diciamoci un attimo, stai zitto oggi, diciamo un attimo, tieni la bocca chiusa oggi. Forse ci farà anche sorridere dirlo a noi stessi e proprio da qui capiremo che, ecco, la lingua, dice la scrittura, è uno dei muscoli più potenti del nostro corpo, perché può ferire, perché può essere determinante in tante tante situazioni e può far tanto bene quanto tanto male. Allora cerchiamo di guadagnare la capacità del silenzio e abituiamoci a conservare un po' di silenzio per il Signore, davanti al Signore nella nostra vita, e per questo ci affidiamo all'intercessione di questo beato. Beato Nicola, prega per noi.